La sfida del futuro per quanto riguarda l'assistenza e le attività di Fondazione Sacra Famiglia è dare qualità di vita agli anni, perché oggi abbiamo una speranza di vita ben superiore al passato, ma problematiche come i disturbi cognitivi, l'Alzheimer, il morbo di Parkinson e tutta una serie di patologie croniche, quali i tumori, necessitano una prevenzione. Ed è quindi importante, al di là dei servizi realizzati, attuare una serie di interventi di educazione alla salute, di attività preventive. Fondamentale, ed è dimostrato, che l'alimentazione è un elemento fondamentale, non deve essere troppo grassa, non deve essere troppo, con troppe calorie, e quindi è fondamentale sin da giovani, sin dai 50 anni, anche prima, gestirla nel modo migliore. In questo senso, quindi, fondamentale attività di informazione e di formazione. E poi l'attività fisica. Sacra Famiglia è in particolare da anni attenta a questa problematica su vari versanti, sia per i disabili, per gli anziani ricoverati, ma per tutti gli anziani del territorio. Noi svolgiamo un servizio di attività fisica adattata, che è un modo per permettere a tutti di muoversi senza fare sport in un senso estremo che può dare complicanze, ma permettere una mobilizzazione quotidiana e, come raccomanda l'OMS, almeno 30 minuti, tre volte alla settimana di attività fisica intensa, che può essere una lunga camminata. Tutto questo Sacra Famiglia lo propone in alcuni momenti formativi, in questo servizio attività fisica adattata, ma il messaggio è quello da dare per tutti: alimentazione e attività fisica, elementi fondamentali per invecchiare bene e invecchiare meglio.